Buonasera cari amici, benvenuti come sempre con il nostro consueto appuntamento con Cultura e Società. Siamo qui al Risonante della Tavola Rotonda di Santa Maria degli Angeli, Sport Incontri. Antonello Tacconi cercherà anche questa sera insieme ai nostri amici, ai nostri ospiti, di forse parlare di una storia, di cultura e società. In questo caso è veramente un ospite gradito e abbiamo l'onore di avere con noi un ospite che ci parlerà di cinema, ma prima di presentarlo vorrei lasciare un po' ancora un po' di sorpresa, vorrei salutare Lamberto Salvatori, bentornato Lamberto, buonasera, perché l'altra volta ci sei mancato. Quindi buonasera a tutti. E con Lamberto insieme a lui andiamo a presentare il professor Fabio Melelli. Professore, benvenuto, buonasera qui a Cultura e Società. Grazie, è un vero piacere essere ospite di questa trasmissione. Fabio Melelli, docente di storia del cinema italiano, anzi, la cattedra, mi diceva professore. Ma attualmente è cambiata un po' la denominazione, cinema italiano nel mondo, okay. Proprio a rimarcare quanto sì. Il cinema italiano abbia proprio un appeal su quella che poi è l'utenza tradizionale dell'università per stranieri dove insegno, certo. Appunto quella degli studenti di tutto il mondo. Giornalista, docente universitario, come avete sentito, giornalista, critico, cinematografico, scrittore, sceneggiatore, tante cose. Io ho letto il suo curriculum, professore, veramente. Cioè, sarebbe da raccontare tanto, ha scritto tante pubblicazioni, curato mostre, curato prospettive. Se fosse possibile cancellare qualcosa lo farei, ma oggi niente scappa al controllo della rete. Assolutamente, ma diciamo che ecco, questo dimostra anche da quanto tempo, no? la sua passione, tra virgolette, perché è la passione per il cinema, per quello che è un po', no? La cosiddetta settima arte, poi ovviamente anche libri su vari argomenti in questo senso. Ne citerei alcuni, quello che presenteremo stasera poi lo andremo adesso a parlarne. Io mi sono preso, scusate che qui ho le luci che mi stanno, ecco, abbiamo visto Bang Bang, il cinema di Lucio Tessari, poi dal cinema muto a Don Matteo, L'Umbria, questa è L'Umbria sullo schermo, insomma La pista di sogni, un libro su Aldo Fabrizi, e veramente ce ne sono tantissimi che vi invito, tra l'altro mi sono documentato sul sito del professor Fabio Melelli, dove trovate un po' tutto quello che è un po' il suo mondo. E veramente questa sera parleremo però di un argomento particolare. Ce lo pone questo libro uscito qualche anno fa per Morlacchi Editore, Sergio Leone e il western all'italiana, tra mito e storia. Insomma, un argomento, un regista che non ha bisogno di presentazioni. Ecco, in questo caso il professore, ci siamo concentrati su quella che è un po' la cosiddetta trilogia del dollaro, no? Dove appunto Sergio Leone è stata un po' la sua fortuna, perché aveva iniziato con i peplum, con i film un po' mitologici, quelli un po' legati. Ecco, perché Sergio Leone, professore? Qual è stata la sua passione verso Sergio Leone? Ma devo dire che fin da bambino io ho avuto una grande passione per il cinema di Sergio Leone e in generale per il western all'italiana, perché mi è sempre sembrato il veicolo del mito. Da qui il titolo e il sottotitolo del libro, ovvero nel momento in cui Sergio Leone realizza i suoi western, non intende raccontare la storia della formazione di un paese, l'origine di quelli che sono gli odierni Stati Uniti, ma in realtà vuole travestire con il western il mito classico. Infatti quando a Sergio Leone veniva chiesto ma chi è il più grande autore di storie western, rispondeva Omero. In qualche modo questo, certo, mette in relazione il cinema western, che sembra così lontano dalla nostra cultura e dalla nostra tradizione di europei, invece con le nostre stesse radici, che come noto sono quelle che affondano nella Grecia antica, classica. E quindi il teatro, il mito greco sono all'origine del cinema di Sergio Leone. Questo libro tra l'altro analizza, lo dico anche per chi ci sta ascoltando, eccolo qua, lo vedete, questa bellissima foto di Clint Eastwood in copertina, questo libro analizza proprio film per film, il professor Melelli analizza film per film quella che è stata un po' la genesi della trilogia del dollaro, da Per un pugno di dollari in poi, fino a Giù la testa, non dico bene professore, che è un po' un film di cesura, no? Tra quello che è poi stato il secondo periodo, no? Il periodo della nascita della nazione americana, mi viene da dire, no? Però ecco, poi su questo vorrei anche un po' dare a Lamberto le sue sensazioni su questo tipo di argomento, ma Per un pugno di dollari è stato un po' uno spartiacque, va bene professore, è stato un po' un film di un non ritorno, no? Per un sì, tempo. Forse è stato per certi versi il primo film autenticamente moderno della storia del cinema, perché è un film che ha fatto capire come il cinema a un certo momento stesse andando verso la contaminazione dei generi.
cosa che per esempio oggi pratica al massimo livello un regista come Quentin Tarantino. Certo. Perché dico questo? Perché in realtà per un pugno di dollari è a tutti gli effetti il plagio di un film giapponese. Sì. Un film di Akira Kurosawa, Yojimbo, La sfida del samurai. A dire come Leone aveva capito che effettivamente al di là di quello che è il contesto storico, le storie possono essere raccontate in qualsiasi ambientazione spaziale, temporale. Quindi, in qualche modo, questo film è un film sul mito del cinema. Naturalmente rifarsi ad Akira Kurosawa significa anche rifarsi ad un cinema di contenuti che potremmo quasi considerare filosofici. Per un pugno di dollari sospende la storia che si dovrebbe svolgere nel selvaggio e vecchio West, in una sorta di non luogo, di terra di nessuno, potremmo dire di anfiteatro, dove i personaggi sono ridotti a maschere, a funzioni, ad archetipi universali. Prima ancora che Campbell scrivesse il suo libro, no, sul potere del mito, sui mille volti dell'eroe, Leone aveva capito, ed è un'intuizione che poi è stata raccolta, soprattutto dal cinema hollywoodiano, che possono cambiare i personaggi, ma le funzioni del racconto sono sempre le stesse. Alberto, come vedi, abbiamo iniziato questa sera con un argomento, no, legato al cinema, legato a un regista che ha fatto la storia del cinema italiano internazionale. Insomma, ecco, non so se questo inizia qualche curiosità, qualche riflessione. Sì, io volevo chiedere al professore, naturalmente è cambiata la società, noi siamo cresciuti con i miti De Sica, Fellini, Loren Cardinale, Gassman, Mastroianni, naturalmente cambiando la società è cambiato molto anche il cinema. Ecco, io vedo che la qualità è un po' scesa con fronte a qualche decennio fa. Secondo me la qualità, ci sono molti più attori, ci sono attori, un'infinità di attori e attrici, però secondo me nessuno riuscirà ad arrivare a certi livelli come è stato negli anni passati. Questi personaggi che ho citato hanno fatto la storia del cinema. E poi noi quando parliamo di cinema, il cinema, bisognerebbe parlare di film, perché adesso il cinema inteso come luogo, certo, adesso è stato soppiantato dalla TV, adesso noi vediamo, andiamo al cinema restando sul salotto di questo casa. Questo è un argomento. Perciò andrebbe chiamato, il cinema andrebbe sostituito con la parola film. Effettivamente anche le TV hanno un po' stravolto, no? Quel che era la quotidianità, uno usciva, andava in città, andava al cinema, era un po' una prassi andare al cinema il sabato, adesso uno sta in casa e va al cinema. Insomma, questo ha stravolto un po' anche la nostra cultura. E qui mi aggancio, cioè, che forse Sergio Leone oggi avrebbe qualche difficoltà, professore, nel mondo odierno, a proporre un film. Beh, in realtà, come sappiamo, aveva difficoltà già all'epoca, perché certo, poi il suo ultimo progetto è rimasto incompiuto, nonostante ci avesse lavorato per moltissimi anni. Effettivamente, quello che prima si diceva è vero. Forse addirittura non si dovrebbe neppure più parlare di film, perché film in qualche modo è il sinonimo di pellicola, cioè di quell'oggetto che era rappresentato nelle sale cinematografiche. Noi siamo passati a un certo punto dall'analogico, quindi dalla riproduzione di un manufatto, al digitale, quindi alla rappresentazione sostanzialmente di una stringa di bit. Il cinema si è letteralmente dematerializzato. Oggi noi abbiamo un campo di infinite ed enormi possibilità nell'audiovisivo, però non abbiamo più il cinema, almeno per come era inteso nel come senso inteso una volta. Classico, soprattutto come prima si diceva, inteso anche come spettacolo popolare. Cioè il cinema era anche e soprattutto un luogo dove si vedevano i film, e questi film si vedevano in una comunità allargata, quindi c'era un senso di socializzazione che oggi si è completamente perso. Oggi il film, se ancora vogliamo chiamarlo tale, lo vediamo sul cellulare, lo vediamo da soli su qualche piattaforma, tutt'al più il fidanzato, il marito, la moglie, ma si è persa quasi del tutto questa dimensione, che era anche una dimensione per certi versi sacrale, del rito dello spettacolo cinematografico, nella sala buia, che non era altro che la riproposizione sotto diverse spoglie del mito classico della caverna. La caverna di Platone, cioè delle ombre che si muovevano davanti a noi e che noi ritenevamo reali, no? Esattamente come descritto nel mito della caverna. Eh sì, io faccio,
prego, prego, Alberto, assolutamente. Mi piace sempre fare i paragoni, lo paragono un po' al calcio visto dal vero e visto in TV, è completamente un'altra cosa. Il cinema nella sala, in comunità con altre persone, e la TV nel salotto. Forse vedi meglio, ma perde quel fascino che aveva per anni avuto il cinema. Ma perde quella sacralità, come diceva Fabio Melelli, professore. Che aveva proprio il cinema come luogo. Esatto, e perdi proprio il senso dell'esperienza. Perché tutto si appunto smaterializza. Su questo mi viene, la sostanza. Su questo, professore, e torneremo poi a Sergio Leone, ovviamente, mi viene in mente la celebrazione del cinema di Tornatore, nel nuovo cinema Paradiso. Lì si vede proprio quello che era il cinema, no? Funzione di socialità, di comunità, di un'Italia del dopoguerra, no? Che si ritrovava o all'aperto nel cinema all'aperto o nella sala, e lì nascevano amori, nascevano delitti. Insomma, su questo Tornatore ce l'ha fatto celebrare. Sono assolutamente d'accordo con lei, tanto che per spiegare quello che è stato il cinema faccio vedere agli studenti, che sono naturalmente oggi nativi digitali, sì, proprio alcune scene di questo film di Tornatore, soprattutto la sequenza di baci. Sì, che in quella sì, sequenza di baci c'è finale, veramente una microstoria del cinema. Nelle scene invece della sala cinematografica riprodotta del film degli anni 50, noi capiamo, i ragazzi oggi capiscono cosa effettivamente era sì, il cinema, cioè la partecipazione emotiva sì, a quello che si vedeva sullo schermo. Questo è qualcosa che si è completamente perso. Ora non voglio dire che sia necessariamente un male, ma naturalmente nell'evoluzione anche tecnologica, come si dice, abbiamo una rimediazione, cioè quello sì, che era il contenuto di un media passa in un altro media, appunto come oggi può essere quello della rete. Assolutamente, professore, è cambiato un mondo. E vorrei tornare un attimo per un pugno di dollari, perché, professore? Perché lì poi si apre, perché il libro, tra l'altro, non solo parla di Sergio Leone, ma il professor Melelli poi fa un escurso su quello che poi è stato il fenomeno del cosiddetto spaghetti western, con tantissimi attori, tantissimi registi, con nomi americanizzati. Insomma, già prima di Per un pugno di dollari, professore, c'erano stati film western all'italiana, però ecco, Per un pugno di dollari apre un genere, apre un modo di fare western, no? Dico bene se non... Esatto, perché prima di Sergio Leone c'erano stati, e questa è una differenza terminologica importante, dei western di produzione italiana, coprodotti con la Spagna, certo, con la Jugoslavia. Ma con Per un pugno di dollari noi abbiamo il primo western all'italiana, cioè un western completamente diverso da quello che si faceva prima. I primi italiani che fanno western, come si può dire, scimmiottano un po' gli americani, cioè sono piccolissimi film, certo, piccolissime produzioni, girate molto spesso anche nei dintorni di Roma, che vorrebbero presentarsi come film western americani di serie B, quindi i nomi vengono tutti camuffati. Con Sergio Leone invece abbiamo un passaggio decisivo, cioè l'idea di raccontare il West in modo diverso da quello che hanno fatto gli americani. Gli americani, nei western, prima di Leone, avevano una sorta di timore reverenziale verso il West, perché il West era il luogo dove si era sedimentata un'origine identitaria. Certo. Per certi versi un po' come il nostro risorgimento. La nascita di una nazione, mi viene da dire. Per citare David Ward Griffith, no? La nascita di una nazione. Quindi gli americani non avevano quell'ironia, ma anche quella violenza iperrealistica che invece caratterizza il primo film di Sergio Leone, che per questo rappresenta uno spartiacque. Certo. Dopo Leone, tanti registi americani hanno fatto un western alla maniera di Sergio Leone. Penso per esempio a Sam Peckinpah, il mucchio selvaggio. Sì, sì. Peckinpah dichiarava nelle interviste che non avrebbe mai potuto fare il mucchio selvaggio se non ci fosse stato Sergio Leone. Lui ne parlava anche in, certo, termini musicali, cioè senza Leone, certo, e senza Morricone, perché in realtà quando parliamo del western italiana dobbiamo pensare all'opera, al melodramma. La musica ha una componente fondamentale e il musicista che crea il sound, perché non è solo musica, del western all'italiana è Ennio Morricone, che utilizza la frusta come, sì, strumento, no? Cioè, sì. Quindi non è più la musica sinfonica o pseudotale dei western americani di Dimitri Pionti, non c'è più solo il degheio con la tromba per il duello finale, c'è una musica che diventa anch'essa un'esperienza sonora. Siamo a livello di musica concreta. Anzi, sul buono e tutto il cattivo, Lamberto, il professore scrive, ogni personaggio ha la sua musica. Quindi di fa, senti Alberto, qual è il tuo film preferito di questa trilogia? Andiamo su una domanda Devo confessare che non vedo pochi film, perché non riesco a stare due ore
Ma questa è l'occasione per rivederlo, però te lo invitiamo. Sì, no, ma io ho un'altra curiosità. Quanto influisce la TV sul cinema in positivo e in negativo? Per esempio, le serie di telefilm, improntate soprattutto sulla polizia, certo, sull'ospedale, certo, sulle suore e sui preti, perché praticamente sono queste. Influisce sul cinema positivamente o negativamente? Questa è una curiosità. La TV aiuta il cinema oppure lo penalizza? Questa è una domanda interessante, perché in realtà la televisione negli ultimi 30 anni ha creato un pubblico. Cioè c'è stata una sorta di mutazione genetica dello spettatore, che un tempo era uno spettatore cinematografico, quindi abituato a un certo prodotto, diremmo anche di qualità, da vedere sul grande schermo. Non dimentichiamo che sul grande schermo uno nota anche la polvere che si deposita sul tavolo. In televisione in realtà va tutto bene, no? Parlavo tempo fa con un direttore della fotografia, oggi si chiamano autori della cinematografia, che a un certo punto viene chiamato in televisione. Lui vorrebbe fare una fotografia con delle ombre, con dei tagli, e a un certo punto il dirigente della rete gli dice: no, ma tu devi mettere tutto in piena luce, perché devi far vedere tutto, un po' come accadeva nel linguaggio dei fotoromandi, cioè devi mettere in primo piano le persone, certo, non pensare tanto allo sfondo, perché chi guarda la televisione fa qualcos'altro, non se ne preoccupa. Allora capiamo bene che questo ha pervertito alla fonte il linguaggio cinematografico e ha pervertito naturalmente anche la capacità dello spettatore di chiedere un prodotto di qualità. Una nota a livello produttivo: una volta un film, un grande film italiano, poteva essere girato in diverse settimane, no? Non parliamo dei film di Visconti, di Leone, certo, che poteva richiedere mesi o anni, ma lo stesso film, o meglio, lo stesso prodotto della stessa durata in televisione viene magari girato in una settimana. È chiaro che la qualità non è più quella. Io sono uno studioso anche del doppiaggio, ho dedicato al doppiaggio diversi libri. Dobbiamo ricordare che quando parliamo del grande cinema italiano, quello classico, i registi ricorrevano sistematicamente al doppiaggio. Non esisteva di fatto il suono della presa diretta, cioè veniva utilizzato diretta come colonna guida, no? Certo. Si dice. Questo che significava? Significava che i registi potevano lavorare sulla componente sonora nella fase di post-produzione. È noto che Fellini ai suoi attori faceva recitare i numeri, ma Sergio Leone, a proposito della musica, lui girava le scene con la musica di Morricone, cioè voleva che praticamente i movimenti degli attori fossero come quelli di ballerini, e la camera, la macchina da presa, era in qualche modo parte di questo movimento armonico. Tutto questo naturalmente con la presa diretta sarebbe stato impossibile. Impossibile, certo. Da un certo momento in poi gli attori italiani hanno preteso che non ci fossero più i doppiatori a doppiare. E in qualche modo lì c'è stato un cambio anche qualitativo nel cinema italiano. Quello che voglio dire è che il cinema italiano ha sempre utilizzato i non professionisti, quelli che magari venivano dallo sport, dalla moda, dalla musica, ma poi li doppiava. Oggi noi utilizziamo i non professionisti, il problema è che il doppiaggio non c'è più. Esatto. E tutto questo si riflette su recitazioni che in alcuni casi sono, nel migliore dei casi, inaccettabili. Eh sì, questo veramente è un aspetto interessante di questo discorso, dove c'è una grande differenza. Detto questo, professore, la musica, e questo è l'altro aspetto innovativo, no? Lei ci ha accennato del cinema di Sergio Leone. Questo connubio con Ennio Morricone, che fino a quel momento aveva, no, iniziato a comporre anche lui alcune colonne sonore, la prima mi pare per il Federale, mi pare, se non ricordo male, insomma, però ecco, lo stacco, forse la capacità di Leone e di Morricone, che tra l'altro erano compagni di scuola, se non me lo ricordo, nella copertina di un vinile, perché sono come appassionato, e, ecco, questo connubio è stato un connubio magico. È stato per certi versi un connubio che ha portato ognuno dei due elementi a trasformarsi. Perché se noi ascoltiamo le colonne sonore di Morricone, ne fece anche per alcuni cioè, western, sì, prima sì, dell'incontro con Leone, sono musiche abbastanza nella tradizione western americana. Cioè. Non perché Leone, diciamo, in qualche modo abbia cambiato Morricone, ma perché i produttori prima di Leone chiedevano delle musiche standard. Quando si sono incontrati Leone e Morricone, noi abbiamo avuto l'incontro da due profondi innovatori, cioè due, oggi forse tendiamo a dimenticarlo, ma due grandi sperimentatori. Noi sappiamo che Morricone si dedicava anche alla musica dodecafonica, alla musica concreta, cioè era qualcuno che voleva sperimentare e ha trovato il regista che voleva a sua volta innovare completamente un genere. Quindi
anche la musica doveva essere diversa. Anche parlare di musica forse è addirittura riduttivo, no? Parliamo proprio della colonna sonora nel suo complesso, pensiamo all'importanza dei dialoghi nel cinema di Sergio Leone. E c'è un famoso aneddoto che rende un po' l'idea. All'inizio del film C'era una volta il West, noi abbiamo una scena con tre killer che stanno aspettando Armonica, Charles Bronson, che deve arrivare col treno, scendere, no? E poi affrontare. Beh, quei primi 10-15 minuti di film sono del tutto privi di musica e di dialoghi. Ci sono solamente rumori. Quando Morricone andò a vedere questa sequenza, disse, è perfetta, la lascio così. Leone vide la sequenza montata e disse a Morricone, Ennio, è la musica più bella che tu abbia. Cioè, per dire che la musica, certo, i silenzi, i dialoghi, devono essere funzionali a quello che il film racconta. E molto spesso il silenzio è più funzionale delle parole e della musica. Questo noi oggi l'abbiamo dimenticato. Se noi andiamo a vedere un film al cinema, noi siamo aggrediti da suoni, da rumori, dall'inizio alla fine. Ma quella scena è veramente emblematica, professore. Io c'è un'altra cosa che le voglio chiedere poi alla parola Alberto. Sul montaggio, perché sulle invenzioni, la scena del triello, no? La scena del triello con questa camera che parte piano e poi con questa sorta di danza è qualcosa di unico. Ecco, come ha fatto Leone a fare quella scena? Tecnicamente parlando, ce lo può dire? Allora lì dobbiamo anche ritirare... Stiamo parlando del buono, il brutto e il cattivo, dico bene? Sì, tra l'altro quella è una scena che è stata realizzata nei dintorni di Burgos, in Spagna. Io tra l'altro sono stato per i 50 anni del film e hanno permesso a ognuno di noi di adottare delle tombe in questo cimitero. Quindi c'è una croce a mio nome, nel cimitero di Sad Hill. Questo era il nome, no, del cimitero del film. Ora, pensando a quella scena, bisogna ricordare il contributo di uno straordinario montatore, che si chiama Eugenio Laviso. Ovvero, quella scena è una scena naturalmente complicatissima, perché dobbiamo pensare che all'epoca non esisteva di mezzo, certo. Cioè, non è che poi dopo la ripresa potevi vedere magari sul telefonino quello che avevi girato. Quindi è una scena complicatissima che prevede l'utilizzo naturalmente di materiale che approntavano i macchinisti, no? Cioè noi possiamo immaginare che roba, questo carrello circolare che per giorni avrà impegnato dei macchinisti. Cioè, quando vediamo queste sequenze, noi dobbiamo pensare anche quanto il cinema italiano fosse frutto di un altissimo artigianato. E questo altissimo artigianato non è altro che la nostra tradizione rinascimentale. Cioè l'idea di saper fare le cose. Gli americani non ci arrivavano. Assolutamente. Cioè dovevano aspettare qualche anno, Star Wars, la nuova Hollywood, lo squalo, quando arrivano gli effetti speciali, prima elettronici, poi digitali. Ma quelle cose lì erano fatte veramente con le mani. Tu percepisci la verità, il senso umano dell'azione. Quella sequenza non è più stata ripetuta nella storia del cinema. Qualcuno dice che è la più bella sequenza della storia del cinema dal punto di vista tecnico. Spielberg, Lucas, Coppola, quella sequenza lì l'hanno studiata. L'hanno studiata. Perché è una sequenza perfetta, perché se tu la rivedi 100 volte ti accorgi che non è sbagliato nulla, anche perché chi l'ha montata ha perfettamente tenuto la direzione degli sguardi. Perché noi sappiamo che nel cinema c'è un problema che è quello dello scavalcamento di campo, no? Cioè tu puoi dare allo spettatore l'impressione che le proporzioni nello spazio dei rapporti tra i personaggi vengano in qualche modo pervertite se non rispetti, no, le inquadrature nel giusto ordine, nel giusto montaggio. Quindi è una sequenza magistrale perché dietro c'è un altissimo artigianato. Assolutamente, professore, è una sequenza unica. Io l'ho presa come esempio perché poi sarebbero tante, Lamberto, le sequenze di un film di Sergio Leone che ogni volta ci dà dei particolari nuovi, e questo è il bello. E Lamberto, questo però, professore, mentre parlava riflettevo sul discorso dell'artigianalità, cioè del fatto che c'è stata un'Italia, l'Italia nel posto, diciamo, nel dopoguerra, ma l'Italia che affonda poi nel Rinascimento, no? Di un certo periodo di rinascita, appunto la dimensione della humanitas, dell'artigianalità, dell'uomo al centro dell'azione era preponderante. Insomma, tu sei molto sensibile un po' a queste tematiche, insomma, no? Sì, della manualità, ecco, cosa vogliamo dire in questo senso? Penso che soprattutto a Roma, nella zona di Cinecittà, questo fattore ha creato anche tanti posti di lavoro. Assolutamente. E ora a me mi incuriosisce anche un'altra cosa. Vado poco al cinema, però ho fatto diverse volte la comparsa in varie situazioni, anche con film di Pupi Avati.
Mi sono reso conto che i film costano tanto. La mia domanda banale è: ma il cinema va da solo con le sue gambe oppure arrivano dei contributi? Perché effettivamente... Adesso di recente c'è la promozione sul cinema europeo italiano al 3,50 euro, professore, rispettivamente, no? Il governo, cioè, sicuramente il costo di un film è talmente alto che, non so, con i biglietti penso che non si regga il cinema, come non si reggano altre attività come lo sport, per esempio. Questa è un'osservazione molto interessante, perché ci fa anche capire oggi come si realizzano i film. Un tempo i film avevano degli spettatori, quindi un mercato molto vasto. Quando parliamo dei film di Sergio Leone, parliamo di film che avevano un mercato mondiale. Quindi erano film in cui dei produttori, ad esempio Grimaldi, potevano investire sicuri che sarebbe ritornato il frutto del loro investimento. Da qualche anno i film vengono finanziati non più perché esiste un pubblico di riferimento, ma perché esistono una serie di provvidenze pubbliche. Questo ha fatto sì naturalmente che cambiasse la natura dei film a sua volta. Mentre un tempo i film venivano fatti per le sale cinematografiche, per un vasto pubblico, oggi i film, nel migliore dei casi, vengono fatti per il pubblico televisivo, perché spesso la rete televisiva, pubblica o privata, che con il cosiddetto diritto d'antenna investe quei soldi necessari per la realizzazione del film. Gli altri soldi arrivano dalle strutture pubbliche, dallo Stato, dalle regioni. Oggi esistono le Film Commission che svolgono un'opera molto importante, anche per esempio in Umbria esiste l'Umbria Film Commission. Ma tutto questo ha fatto sì che si perdesse anche un po' la figura del produttore, mecenate, ma nello stesso tempo editore. No, se pensiamo per esempio a un personaggio come Rizzoli, a cui si devono film come La Dolce Vita, certo. Umberto D, no? Film di registi come Fellini e Di Sica. Cioè parliamo di persone che avevano un impero mediatico importante, che però poi investivano anche nel cinema. Certi film non sarebbero mai stati realizzati senza i loro produttori. Penso per esempio anche a un film come Il Sorpasso. Il Sorpasso è un film che a un certo punto il produttore, che si chiamava Cecchi Gori, padre, sì, decide di realizzare, perché ha sotto contratto Vittorio Gassman. Ormai siamo arrivati all'estate, hanno appena fatto come produttore, attore, un film molto importante ma che non è andato benissimo, che si chiama La Marcia su Roma, no? Cognazzi e Gassman, e hanno qualche settimana a disposizione, siamo a cavallo di Ferragosto. E allora trovano il soggetto di Rodolfo Sonego, che racconta semplicemente la storia di due persone, ovvero una persona più matura e uno più giovane, che decidono di fare un viaggio da Roma verso il mare. Tutto qua. Si decide poi di raccontare questo viaggio con le colonne sonore, no, dell'epoca, quindi con le canzoni più famose di quel momento, Peppino di Capri, con i Rens, e si fa un piccolissimo film, che non costa niente, perché un produttore ci crede, perché è sotto contratto degli attori. All'inizio non c'è neppure Jean-Louis Trintignant, tant'è che nella prima scena in cui appare il suo personaggio lo vediamo di spalle, non è ancora stato chiamato neppure l'altro attore protagonista. Eppure Il Sorpasso è uno, credo, di 10 film della storia del cinema italiano, e uno dei film italiani che ha più influenzato il cinema nel mondo. È l'inizio del road movie, del film di viaggio, del film sulla strada. Mi viene da dire un po', riprende poi Easy Rider, no? Tutta un po' la cultura americana. Ma sai perché Easy Rider si chiama così? Perché Il Sorpasso venne distribuito negli Stati Uniti col titolo Easy Rider. Quando Dennis Hopper, che era un regista geniale, lo vide, disse: ma perché non raccontiamo anche noi l'America con le canzoni di oggi? Come Rizzi ha fatto qualche anno fa con l'Italia e le canzoni di allora. È lo stesso identico meccanismo, cioè il viaggio come trasformazione dei personaggi, ma nello stesso tempo come racconto di un paese che si sta trasformando, l'Italia del boom e l'America della contestazione, del Vietnam, del 68. Quello che poi dico, e siamo in chiusura, perché poi col professor Melelli speriamo anzi di averlo ospite, perché parlare di cinema, parlare di queste cose, almeno personalmente per me è molto, credo anche, spero per chi ci ascolta, no, Lamberto, è veramente stimolante, è che c'era un'Italia che faceva segnare l'agenda un po' l'America, no, professore? Quell'Italia del neorealismo, prima ancora con De Sica, con i vari Rossellini, no? Poi con Dino Risi, con Sergio Leone, insomma, c'era un'Italia che veniva copiata, tra virgolette, veniva presa come modello, un ultimo Quentin Tarantino che l'ha ripresa, no, in maniera proprio con un atto d'amore, no? Dico, bene,
Quell'Italia, insomma, l'abbiamo un po' persa. Noi eravamo un paese capace di produrre un immaginario. Eh sì. E lo siamo stati almeno fino alla metà degli anni 70. Quando a un certo punto il cinema italiano è stato spazzato via da Hollywood, perché sono arrivati i famosi blockbuster. Cioè, sono arrivati dei film che non erano semplicemente dei film, erano dei brand. Certo. Io ricordo che quando arrivò Star Wars, per esempio, sì, che è uno dei film spartiacque, nello stesso momento arrivarono i pupazzi, il gioco da tavola, cioè era, c'era un'occupazione dell'immaginario. Da quel momento noi non siamo più stati naturalmente in grado di sostenere il confronto, certo, con una macchina industriale come Hollywood, perché, certo, non va dimenticato che l'Italia ha sempre avuto un cinema pseudo-industriale, cioè un cinema legato a singole imprese, non è mai stata, certo, un'industria come quella di Hollywood. Io ricordo che quando andai la prima volta a Hollywood a visitare gli studios della Paramount, c'era all'ingresso una sala completamente vuota con un'enorme scritta di quello che era stato il fondatore della Paramount, Adolf Zukor, che era un ungherese che vendeva i guanti, che poi era arrivato a Hollywood e ha avuto successo. Lui aveva fatto scrivere, perché tutti quelli che entrassero dentro la Paramount, registi, attori, non lo dimenticassero mai, aveva fatto scrivere a lettere cubitali: il pubblico ha sempre ragione. Cioè vuol dire che, certo, gli americani, in qualche modo il cinema americano, ha sempre prodotto merce industriale che doveva avere le caratteristiche di accontentare, cioè come un paio di sneaker, sì, non sì, devono, certo, comprare in tutto, certo, devono essere comode, devono costare, no? Perché se non costano non hanno un valore, mentre noi in realtà eravamo dei calzolai, no? Naturalmente nella migliore e più nobile tradizione dei calzolai italiani, no? Cioè noi facevamo delle scarpe che in qualche modo si adattavano ai diversi pubblici, loro invece facevano già, non voglio fare nomi, no, di marchi particolari, ma avevano, certo, già quelle scarpe lì, no, che magari quell'artigianato che di onda, certo, no? certo, quella specie di, sì. Assolutamente, professor Benelli, io intanto la voglio veramente ringraziare, perché da Sergio Leone, grazie anche agli stimoli, ti ringrazio Lamberto che ci hai dato, perché parlare di cinema, parlare di società, parlare di vita, parlare di un mondo che si è evoluto e parlare di tante cose. Da Sergio Leone abbiamo poi parlato del cinema in generale, ma, come dire, faccio un'ultima domanda finale, professore, poi lasciate la parola a Alberto. Qual è l'insegnamento di Sergio Leone oggi, oltre il cinema? Cosa ci ha lasciato questo? Perché ancora oggi piace Sergio Leone, secondo me? Piace ancora oggi perché ha saputo rinnovare i connotati del mito. Il mito è perenne. In qualche, certo, modo dietro i film di Leone ci sono le favole. Cosa c'è, certo, di più universale della favola? La favola la puoi raccontare sempre, in mille modi. Quante volte noi vediamo un film e pensiamo, ma questa è la favola di Cappuccetto Rosso, no? Cioè la favola di qualcuno che si perde nel bosco, che incontra un cacciatore, che però alla fine è più maturo di quando ha iniziato il percorso, no? Sì. Ecco, sì, è questa l'idea. Il Leone, diciamo che il mito trova una forma estremamente spettacolare, che diventa un intrattenimento totale, grazie anche alla musica di Morricone. Lamberto, come dire... Sì, è cambiato. Le storie sono sempre quelle... È cambiato completamente il mondo, cambia regolarmente e è cambiato anche il cinema. Nel passato la storia doveva piacere a chi la costruiva, adesso la storia deve piacere agli acquirenti. È tutto come un prodotto commerciale, purtroppo, e questo fa decadere verso il basso anche il livello. Eh sì. Professor Benelli, io intanto voglio ricordare questo libro, tra i tanti, tra la bibliografia, insomma, tra la produzione del professor Alberto, Fabio Benelli. Sergio Leone rimaneva in famiglia, sì, ci abbiamo parlato prima, Sergio Leone e il western italiana tra mito e storia, veramente un libro che vi consiglio, soprattutto non solo per chi ama il cinema di Sergio Leone, per chi ama il cinema e per chi ama quel particolare periodo che è stato il cinema in Italia, diciamo dagli anni 60 in poi, no, professore? Quindi, fino ad arrivare a C'era una volta in America, che è stata il canto del cigno, mi viene da dire, professore, di Sergio Leone, con un film sulla battaglia di Stalingrado che non vedremo mai, che però insomma ci saremmo immaginati sicuramente un'opera a sé stante. Allora, professore, grazie. Lamberto, grazie veramente, grazie a voi che ci avete ascoltato. Grazie. Solo una cosa finale, chiosa, perché nel suo sito abbiamo visto tante foto, le manderemo magari, di tanti personaggi che ha conosciuto, Bernardo Bertolucci, Pupi Avati, che prima
lo stesso Lamberto citava, insomma. Ah, Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida. Qui è in corso una mostra che ho collaborato a Roma. Assolutamente. Qual è stato, insomma, il personaggio che l'ha lasciato qualcosa di particolare? È difficile dirlo. Io, tra l'altro, ho incrociato Sergio Leone alla mostra del cinema di Venezia, ma ero troppo giovane, ero nella hall dell'Hotel Excelsior, ho visto quest'uomo che mi sembrava enorme, magari era meno alto di me, ma sono tanti personaggi. Io, per esempio, ho vissuto anche una straordinaria esperienza con Alberto Sordi, con cui ho passato un'indimenticabile settimana a Courmayeur, dove veramente sono entrato nel profondo anche di un attore che forse non abbiamo mai capito fino in fondo, e che è stata invece la grande maschera dell'italiano, non medio, perché spesso si dice l'italiano medio, in realtà lui aveva dei caratteri assoluti, identitari, di italianità. Un genio che sapeva veramente riprodurre, ricordo, aveva una capacità mimetica, perché lui vedeva una persona e subito dopo l'aveva. Sapeva un po' la Peter Sellers, sapeva riprodurne anche la voce, era qualcosa anche di inquietante. Un genio, Alberto Sordi. Grazie professore, staremo a parlare qui le ore. Scusate se anzi abbiamo fatto un pochino qualche minuto in più, ringrazio veramente i nostri telespettatori, l'appuntamento a Cultura e Società è la prossima puntata, grazie ancora, grazie al professor Fabio Melelli, grazie a Lamberto Salvatori, buona visione ancora con i programmi di Sport Incontri e di Rete Sole. Buona serata a tutti. Grazie.